Sui vini rifermentati siamo stati veramente dei precursori e abbiamo fatto un po' la storia della nostra zona. Roncaglie è stato, penso, il primo rifermentato di Garganega, di Gambellara. La prima annata prodotta fu appunto la 2007, quindi un bel po' d'anni fa, e tutto fatto con lieviti naturali e quindi niente ausilio di lieviti esogeni. E quindi la sfida per fare questa tipologia di vino qua, senza aggiunte, senza solfiti e senza interventi meccanici tipo microfiltrazioni, è molto importante, perché si va a lavorare in un ambiente il vino fatto con lievito indigeno e con malolattica fatta, perché non solfitato e non microfiltrato, che quindi ha tutta una serie di batteri, soprattutto i batteri malolattici, che poi potrebbero andare in competizione con i lieviti indigeni che vengono inseriti in seconda battuta per fare la rifermentazione in bottiglia. Noi nello specifico lo facciamo la rifermentazione con mosto di uva passita, ma lo si può fare con mosto fresco congelato o con mosto fresco della vendemmia successiva. Ecco che bisogna stare molto attenti, avere un approccio molto tecnico, pragmatico, seppur naturale, e comunque prendersi la responsabilità di sapere che se si va a rifermentare una base di vino bassa di alcol, fatta la malolattica e non filtrata, ci sono un sacco di condizioni per le quali la rifermentazione possa andare male. E quindi bisogna avere il supporto di un esperto fino a che non si diventa esperti, e avere questo approccio tecnico, pragmatico e attento per condurre tutte le rifermentazioni a fine senza incappare in nessuna sorpresa.